Brasile è il paese della natura prodigiosa, delle spiagge dove a dune di sabbia si alternano falesie, delle grandi città dai ritmi e colori irresistibili. Il nostro viaggio inizia a Rio de Janeiro, una città di contrasti. Da un lato è uno dei grandi centri economici del paese, dall'altro è lo scenario di irrisolti fenomeni di povertà e marginalità urbana. Quando arriviamo in spiaggia, si nota subito l'esercito di venditori dove possiamo trovare di tutto. Nelle piccole baracche ci affittano gli accessori indispensabili, sdraio e ombrellone a 10 reals al giorno, pari a circa 2 euro, con tanto di bagnino che ci sistema il tutto. Pannocchie e formaggio cucinato al momento, spiedini di calamaro, caipirinha in diverse soluzioni, hamburger, latte di cocco e altre specialità locali. Non mancano i classici, occhiali, creme e oli solari, cappelli, parei e costumi da bagno. Rio ha parecchie spiagge, come Copacabana, Ipanema, Leblon e Flamingo, vicino alle metropoli. Spostandoci a ovest, troviamo il paradiso dei surfisti nella zona di Barra, Prainha. Nella zona di Barra troviamo anche un grande campo da golf olimpionico, lasciato volutamente naturale e realizzato in occasione dei Giochi Olimpici del 2016. Anche l'interno ha il suo fascino e usando la pista ciclabile ammiriamo il lago Rodrigo de Freitas, sede di un club nautico esclusivo. Tre sono le visite d'obbligo: il Monte Corcovado al Cristo Redentore, con il suo panorama sulla città, il Forte di Cassias, con le tipiche scimmiette Mico Dorado, il pan di zucchero che si raggiunge con due funivie. Decidiamo di andare verso nord e prendiamo l'aereo per Puerto Seguro, dove un traghetto ci porta alla nostra prossima destinazione, Arraial da Ajuda. Località turistica ricca di locali e paesaggi più caratteristici. Ma altre realtà ci aspettano. Ci spostiamo a sud attraverso strade sterrate per chilometri e attraverso piccoli agglomerati urbani raggiungiamo un vero paradiso, Praia do Espelho.
Tornando verso Arraial d'Ajuda, non possiamo dimenticare il campo da golf tra i più spettacolari e realizzato sull'oceano, Terra Vista. Molto interessante la cittadina di Trancoso, con la sua caratteristica piazza e le abitazioni variopinte. Termina qui il nostro viaggio tra metropoli e natura, nella speranza di tornare ad ammirare le bellezze di questa parte di mondo.